Avvicinare il mondo delle scuole all'arte contemporanea. Stamattina nelle sale espositive di Castel dell'Ovo la premiazione dei lavori finalisti del concorso Fuor d'acqua Premio Vitaliano Corbi, dedicato al critico d'arte napoletano e docente di estetica e pedagogia dell'arte recentemente scomparso. Secondo i dati Istat ci sono oltre 600.000 bambini in Italia che non sono mai andati a una mostra, mai andati a teatro, quindi non c'è solo la povertà materiale, ma anche la povertà culturale. Quindi credo che Luigi Filadoro, il concorso Fuor d'acqua, rappresenti un punto d'eccellenza proprio per rispondere a questo tipo di esigenza e per ricordarci che i bambini non hanno bisogno solo di sostegno materiale ma anche di fruizione culturale. 25 scuole di Napoli e provincia hanno proposto 86 opere, inventando una veste originale e fantasiosa per un pesce in forex bianco, dando vita così a un grande laboratorio alternativo, cui hanno partecipato 1.500 alunni dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado. La creatività nella scuola, accompagnata all'arte, accompagnata alla bellezza e soprattutto all'allegria dei bambini che preparano i loro manufatti sul tema fuor d'acqua per una città che è una città di mare, è una città col porto, è una città aperta e accogliente nei confronti di tutto il mondo mediterraneo. Quindi è molto importante questa manifestazione. Ringrazio il professor Filodoro per aver voluto investire tutte le scuole di un compito difficilissimo: realizzare opere d'arte in memoria di Vitaliano Corbi. Memoria e futuro, ancora una volta insieme, grazie alla scuola.